Sedicesima edizione di Scolpire in Piazza, qui siamo a Santippolito, con noi c'è il presidente della Proloco Mara Ferri. Ciao Mara. Ciao Sonia, ciao. Allora, come stanno andando i, i lavori in preparazione di questa edizione? Beh, grande fermento, come tutti gli anni, anche se la sedicesima edizione. C'è sempre tanto lavoro alle spalle, un inizio che è partito già da tempo e soprattutto l'augurio che tutto il lavoro che c'è stato dietro venga poi rigratificato dalle presenze e dalla buona riuscita della manifestazione manifestazione che comunque ogni anno chiama più gente anche perché è particolare oltre al simposio di scultura ma poi chiamate anche non solo gli artisti del luogo qui ad esporre ed artigiani ma chiamate anche persone per lo spettacolo e varie cose intrattenimenti che sono degli artisti proprio particolari sì effettivamente si tratta sempre di un intrattenimento che è scelto con cura e, e quindi per esempio la serata della domenica vede la big band dei Chaltron Trio era già venuta l'anno scorso, poi il tempo, il cattivo tempo ha dovuto far escludere una serata e quest'anno a grande richiesta li abbiamo riproposti li riproponiamo e sappiamo che raccolgono anche hanno un seguito di pubblico molto molto folto, insomma, molti verranno perché il loro genere musicale che oscilla tra swing e eh, anni 50 è molto seguito e amato, quindi siamo convinti che avranno un folto su, eh, seguito. Sicuramente, senti una curiosità che Sant'Ippolito comunque gli scalpellini hanno lavorato anche ad Avignone all'epoca. Eh, eh sì, alla corte dei papi. E quindi è una tradizione che, si, che risale, risale tempo addietro. E quello che più ci piace ricordare è che questa storia trova conforto anche nella modernità. Quindi quello che noi riproponiamo oggigiorno con i nostri corsi amatoriali di scultura che faremo quest'anno in via del tutto eccezionale a partire da settembre, causa cantiere dell'edificio scolastico dove solitamente appunto proponiamo il corso. Ecco, riproponiamo la storia accostata alla modernità, quindi la scultura della pietra arenaria accostata anche a materiali moderni quali il ferro, il bronzo, il rame e quindi accostamenti sicuramente non legati alla storia e però questa modernità ci aiuta a ricordarci che il passato si affianca e con questo un occhio per il futuro, non guasta mai. Senti, è una novità di quest'anno che si riscopre anche eh, Sant'Ippolito non solo per la pietra arenaria ma anche per il gesso. Sì, e la serata di questa sera, infatti, con la serata che proponiamo presso l'agriturismo Country House, l'ha ritrovata. E, mh, durante la ristrutturazione di, questo, di questa struttura, appunto, è ritornata alla luce l'ingresso di una delle gessare che avevano caratterizzato Sant'Ippolito. Perché è da ricordare, forse non tutti sanno che i nostri scrittori, Calpellini lavoravano hanno lavorato non solo la pietra arenaria, non solo il marmo, ma poi si sono eh, interessati anche alla lavorazione del gesso e questa sera avremo l'onore appunto di ascoltare, di fare una bella riflessione, una conversazione con eh, il professor Renzo Savelli da tutti ormai conosciuto come anche lo storico proprio accreditato della nostra zona, il quale ci illustrerà che cosa sono state le gessare per i nostri paesani e soprattutto per i nostri scalpellini. Quindi accomuneremo in una bella serata un ascolto eh, della storia, delle nostre radici, accostata a un momento di enogastronomia che non guasta mai, sempre ovviamente a un livello abbastanza raffinato. Certamente, come tutti gli anni allora complimenti e continueremo a vedere questa manifestazione e noi vi ringraziamo e aspettiamo tutti.